tutti e bentornati in un nuovo video. Ok, ieri non ci sono stata perché pensavo che domenica sarei riuscita a girare il video per lunedì, ma non ci sono riuscita. Quindi, ma perché non fare a questo punto, per finire questa chat che abbiamo già iniziato, una chat week, ossia tutta sta settimana una puntata al giorno e ci finiamo sta chat. Ma speciali! Ricordate le in segreto week, le horror week? Chissà non possano tornare gli in segreto week. Vabbè, vedremo in futuro, ogni tanto li pubblico su Instagram, ve lo voglio dire, però ok. Come state? Avete passato un buon weekend? Avete letto lo spoiler che vi ho lasciato sul canale broadcast, sempre sul mio Instagram? Puntata credo un po' più corta, ma ne pubblico una tutti i giorni fino a venerdì, quindi tornate qui tutti i giorni, iscrivetevi, attivate la campanella e tutto il resto per essere notificati. Se non avete visto le puntate precedenti, ciao a tutti, io sono Nadia, porto disagio everywhere e vi metto qui nella informazione da qualche parte tutte le puntate precedenti, guardatele e poi tornate qui. Dove eravamo rimasti invece, per chi ha visto le puntate precedenti? Il segreto che riguarda Carlo e Ilenia, che hanno una tresca. Carlo è fidanzato con la sorella di Manu il magazziniere. Manu sta aiutando Anna a prendersi la sua vendetta perché qualcuno ha parlato male di lei nell'ufficio e il capo non vuole rinnovarle il contratto. Carlo è stanco di essere accusato e si è vendicato dicendo a tutti che questa Elena, ossia la responsabile dell'ufficio, ha una tresca con il figlio del capo. Noi pensavamo col capo, invece col figlio del capo, il che sembra essere peggio. Mi hai fatto venire mal di testa. Casini vari, la chat sta andando avanti così, ma c'è ancora molto, quindi continua a leggere. E prima vi ricordo che questa chat è presa dal sito spunteblu.it, su Facebook commentare di fronte alle spunte blu, su Instagram spunteblu official. Anna ci scrive: ormai tutta la verità su cosa avevano provocato Elena e Carlo stava venendo fuori e questo era l'unico obiettivo che ci eravamo fissati io e il mio collega magazziniere. Perfino io sono rimasta molto male quando Manu mi ha raccontato per la prima volta di sua sorella e mi ha dimostrato quanto spesso e volentieri nella nostra vita accadono piccole cose una collegata con l'altra che portano a effetti molto più grandi su tutte le persone di cui ci circondiamo. È per questo che ho lasciato che Manu raccontasse quello che era accaduto un anno prima che io arrivassi in quell'azienda, proprio per dare un chiaro messaggio ai responsabili di tutto, che a ogni azione corrisponde una reazione e che a ogni comportamento generiamo una risposta da parte delle altre persone. Sta a noi scegliere se queste azioni e reazioni debbano essere belle o brutte, come la scelta che ho dovuto prendere e che ho comunicato a tutto il gruppo una volta che tutta la verità era stata detta. Non l'avreste fatto anche voi al posto mio? Non abbiamo ancora saputo di quale scelta parla Anna, però vedremo adesso. Ah, e ovviamente ricordate anche che Manu ha parlato di un ipotetico figlio di sua sorella che avrebbe potuto avere ma non ha più avuto. Non abbiamo ben capito ancora questa cosa, ma continueremo, penso, a sapere anche di questo. Carlo scrive: Manu, di che diamine stai parlando? Mi spieghi? E Manu: era incinta quando aveva provato a fare il colloquio in azienda, ma io non lo sapevo. Non lo sapeva nessuno. Carlo: cioè cosa? Federica aspettava un bambino da me. Manu: improvvisamente ti interessa di mia sorella? Dove eri quando aveva bisogno di te? Ma se tua sorella non gliel'ha neanche detto, cioè su questo io non posso biasimare Carlo. Carlo, se non sapeva nulla, non lo sapeva. Giulietta: oddio, Manu, giuro, io non sapevo niente. Ma dici sul serio? Manu: sì, tranquilla, non lo sapeva nessuno. Ha fatto tutto da sola. L'ha solo confidato a me dopo un po' di tempo, ma io non sapevo ancora le dinamiche che l'avevano portata a questa scelta. Ah, ok, quindi lei ha scelto non avendo avuto il lavoro ed essendo senza aiuti economici importanti per sostenere anche un figlio, deve aver scelto di abortire. Quindi non ci diedi peso. Adesso invece le conosco ed è solo colpa di Carlo ed Elena. Perciò spero solo che avrete quello che vi meritate, solo questo. Carlo: aspetta Manu, perché io sono veramente confuso, non so che dire. Manu: te la faccio breve e concisa, vediamo se così la capisci. Federica era rimasta incinta l'anno scorso e l'aveva scoperto poco dopo che il ristorante aveva chiuso. Non capivo perché insisteva così tanto per convincermi ad avere un colloquio per il posto di commerciale. Carlo: anche a me chiedeva in continuazione, ma io non sapevo questa cosa, perché non me l'ha voluto dire? Oh mio Dio, ma che cavolo è successo? Manu: è successo che invece di prendere seriamente la storia con lei, l'hai lasciata da sola a pagarsi un affitto dicendole che non eri ancora pronto per la convivenza. Testa di cavolo. Ok, fermiamoci giusto un secondino. Io sono d'accordo sul fatto che Carlo, alla fine abbiamo scoperto che la tradiva questa Federica da un sacco di anni, quindi comunque una persona di M, continuava a tenere viva una relazione anche se la tradiva, non voleva impegnarsi andando a convivere, quindi aiutandola in qualche modo, ma anche proprio per la convivenza, e su questo siamo tutti d'accordo. Però dargli del tutto, dico, la colpa per qualcosa che lui neanche sapeva, questa Federica ha giustamente scelto per sé, per il suo corpo e per la sua vita, però non ha comunicato niente al suo compagno. Non lo so, ditemi voi come la vedete. Manu continua: lei non se l'è sentita di dirti che era incinta perché non sapeva nemmeno se la vostra relazione la faceva sentire sicura, e adesso vengo a sapere che tu già ti portavi a letto Ilenia quella volta. Mi fai schifo, guarda. Giulietta: Carlo, sei proprio un STR o un ZO. Ile: prima che si scagli
pochino troppo gli animi, io voglio ribadire che non c'entro nulla se Carlo mette le corna alla ragazza. Giulietta, ma la vuoi smettere di parlare te? Ruba merende? Grazia, Ilenia, per favore stai zitta. Senza parole, dice Anna. Elena, non capisco, cosa c'entro io con questa storia? Non lo sapevate voi, pensa io che l'ho vista una volta nella vita. Manu, se tu l'avessi assunta, lei probabilmente non avrebbe interrotto la gravidanza, cara Elena. Cosa? Vabbè, ok, anche qui un secondo, cioè va bene che Elena è un'altra testa di C perché non voleva, era d'accordo con Carlo, ma di sto bambino non sapeva nessuno. Ile, OM, Carlo, quando hai deciso di farlo? Manu, un paio di settimane dopo che Elena l'ha mandata via dal colloquio. Ha aspettato un paio di settimane, credo, per vedere se trovava qualcosa. Non trovando, si è impanicata e l'ha fatto prima che scadesse il tempo. Mi ha detto che aveva paura di non saper dare una famiglia e una vita agiata al bambino. Carlo, ti giuro, Manu, io non sapevo niente. Manu, ah, nessuno lo sapeva e sicuramente si incavolerà quando saprà che ve l'ho detto. Ma penso che sia giusto dare le responsabilità alle persone. Carlo, io devo chiamarle e parlarci. Manu, no, tu non le dici un bel niente di questa cosa finché non le spieghi che cavolo hai fatto alle sue spalle. E questo è anche vero? Intesi? E Anna, esatto, penso sia doveroso, Carlo. Giulietta, quindi se Elena l'avesse assunta, lei avrebbe tenuto il bambino? Dimmi che ho capito male. Manu, io penso proprio di sì. Mi ha raccontato che aveva preso questa decisione a malincuore perché non aveva un soldo e i nostri non sono ricchi. Ma poi, una volta andata via di casa, lei voleva essere autonoma e più matura di tutti messi insieme. Te, Carlo, non la meriteresti nemmeno in un'altra vita. Carlo, ma a me non poteva dirlo. Cavolo, pensi davvero che non l'avrei mantenuto? Manu, ma se eri il primo che le dicevi che non sapevi nemmeno se volevi andare a convivere, si era convinta che se te lo avesse detto l'avresti lasciata. Cosa pretendi? Si è impanicata, appunto, ormai è andata così. Ma sapere che potevo avere un nipote, se voi STRO e ZI non aveste architettato tutto sto teatro per la relazione di Carlo e Ilenia, mi fa imbestialire. Avrete quello che vi meritate, punto. Vi voglio fuori dall'azienda dove lavoro. Giulietta, siete delle belle M di persone. Elena, non ho parole. Vabbè, Elena, ora vi ripeto, ha tutte le responsabilità, ma di sto bambino sapeva nulla. Elena, cioè, quindi io non assumo una persona perché non ha competenza? Vabbè, anche peraltro, Elena. Ed è colpa mia se fa una cosa del genere. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ile, lei come faceva a saperlo, porina? Bene, dice Anna, adesso tutti sapete tutto. Tutto quello che è stato fatto per una stupida relazione occasionale tra Carlo e Ilenia. A partire dal lasciare una ragazza in difficoltà senza lavoro, fino ad arrivare a me, facendomi rischiare il lavoro dopo tutto l'impegno messo. E sorride. Grazie, mi fate schifo. Grazie, Chicca, e grazie, Manu, per averci detto tutto. Lunedì vado dal capo e gli dico che voglio dimettermi. Ma Grazia, dove cavolo è? Perché ti dimetti tu? Se ne devono andare loro. Giulietta, come? Grazia, non voglio lavorare in mezzo a sta gente. Giulietta, ma nemmeno io, infatti, raga, sto piangendo, sono schifata. Manu, posso chiamare Federica? Manu, preferirei che ci parlasse Carlo prima. Giulietta, certo. Ok, ferme con le dimissioni. Perché ci sto pensando già io, dice Anna. Grazia, cioè, Chicca? E Anna, stasera o domani manderò un'email al capo con tutti gli screen della conversazione. Che fai te? Dice Ile. Carlo, Anna, non incominciare con le cavolate, eh? Non ti azzardare. Lo farò invece, perché sappia come stanno le cose e perché capisca l'improvvisa e probabile ondata di dimissioni da parte dei commerciali. Anche da parte mia, starà lui poi decidere chi mandare via o no. Io gli dirò che se vuole che rimango, come anche le altre ragazze oneste che non hanno fatto niente, dovrà mandare via i responsabili di questo casino. Carlo, non dirai sul serio? Vuoi farci licenziare? Certo che ve lo meritate, ma cosa pensavi? Cioè, stiamo qui a pettinare le bambole, Carlo? Manu, di brutto, ma penso che tu abbia cose più importanti di cui occuparti, non pensi? Giusto, devi parlare con la tua fidanzata. Grazia, wow, Chicca, è rischiosa come cosa, ma capisco la tua rabbia. Giulietta, Elena, non dici niente? Ma io in realtà mi chiedo, cioè, chiedo a voi se qualcuno è più competente in materia, ma è legale una cosa del genere? Cioè, mandare gli screen, degli screen privati di una chat, anche se al capo, per una giusta causa, ma non rischia anche lei comunque una querela perché sono conversazioni private? Vabbè, fatemi sapere. Io penso di sì, che ci siano gli estremi, ma non voglio dire cavolate. Quindi Giulietta dice: Elena, non dici nulla, ti ricordo che sei la nostra responsabile. Oh, non si può risolvere tutto questo in un altro modo? Grazia, Elena. Elena è sparita. Carlo, Elena. Ile, tesori, Elena è al telefono con me, non riesce a smettere di piangere e qualcuno deve pur dirle che non è colpa sua tutto questo, ma che era solo obbligata. Anna, fai quello che vuoi. Manda pure l'email, io sono d'accordo, voglio mettere un punto a oggi alla storia con Carlo. Fine, ciao. Ecco, lei che già scrive sapendo che anche questo screen andava al capo. Carlo, che? Anna, non ascoltarla, non mandare quegli screen, ti prego. Oh sì che lo farò. Ho promesso al mio ragazzo che avremmo brindato quando avrò avuto la conferma che vi avrà licenziato. Buona fortuna. Grazie, posso unirmi a
al brindisi? Io, Manu, te e Giulia stappiamo direttamente una bottiglia. Manu alla grande, ciao a tutti. E Manu sembra uscire dalla chat, ma ovviamente c'è ancora tanta roba da leggere. Vi ricordo che per tutta la settimana fino a venerdì avremo roba da leggere e finiremo questa chat. Quindi ci vediamo domani per un'altra parte. Spoiler subito, perché comunque ve lo do entro stasera sul gruppo Broadcast su Instagram. E ci vediamo domani pomeriggio con un'altra puntata. E mi raccomando, nel frattempo, gli screen, ora a prescindere, sono privati, quindi non pubblicateli così.